Arriva una soluzione per mettere in condizioni di sicurezza idraulica l'area di Andria, una zona a forte rischio che, soprattutto nella parte bassa dell'abitato, è destinata a finire sott'acqua anche con precipitazioni non particolarmente rilevanti. La soluzione consiste nella realizzazione di uno scolmatore del sistema fognario. Il progetto definitivo è stato approvato dal Consiglio Comunale di Arezzo con 18 voti favorevoli e 5 astenuti. Finalmente siamo arrivati a un buon punto, quasi all'iter conclusivo, perché dopo un anno e rotti di lavoro siamo arrivati a portare in Consiglio Comunale una proposta di delibera che prevede l'approvazione del progetto definitivo degli interventi per la messa in sicurezza della località Andria, praticamente del borro fosso delle pergolacce che si immette sul Maspino. È un intervento da 170.000 euro quadro economico che consiste nella realizzazione di uno scatolare a sezione circolare che mette in sicurezza l'abitato dando sfogo alle portate di piena e quindi risolvendo definitivamente quelle problematiche che sono emerse invece nell'ottobre 2016, in cui allagarono un sacco di scantinati, tra cui uno anche del nostro consigliere Rossi, quindi con danni ingenti. Quindi un piccolo intervento ma con benefici importanti. Un intervento soprattutto necessario per i residenti? Molto necessario e molto richiesto dai residenti. Noi ci siamo, come dire, abbiamo lavorato e abbiamo combattuto per portare a casa questo risultato. È un piccolo intervento, purtroppo, come dico io, la burocrazia sta dietro agli interventi sull'idraulica immensa, quindi abbiamo dovuto prima acquisire il parere della Regione Toscana, poi tutta una serie di problematiche sull'ordine giuridico di questo scatolare, insomma, è quindi molto complessa la procedura, però siamo arrivati.